Da questa sera la movida dei baretti di Chiaia ha letto presto. Dall'1.30 infatti scatterà il coprifuoco voluto dalla prima municipalità su delibera a firma del presidente Francesco Di Giovanni. Non è solo una questione di violenza, di spaccio sempre più invadente, di bande che cercano sballo e risse, quella della zona dei baretti, è soprattutto una questione di vivibilità quotidiana. La delibera è stata infatti firmata per tutelare il sonno, il riposo e la quiete dei cittadini residenti nella zona di Chiaia. In molti sono d'accordo, altri invece la vedono così. I rumori, questo locale qui che c'ha la canna fumaria sotto la mia finestra della camera da letto. Io è un anno e mezzo che non posso aprire la finestra della camera da letto né d'estate né d'inverno. Problemi a non finire, monnezza che ce ne sta lì. A tutte le ore viene buttata, non è che viene buttata dopo le 8. E ormai l'atmosfera è diventata assolutamente invivibile, perché si appropriano di tutto, della strada, dei marciapiedi, parcheggiando di tutto, motorini, macchine. È un inferno, è invivibile questo posto. Anche tra gli esercenti la nuova delibera fa discutere. Chi ha un bar o un ristorante e chiude prima di mezzanotte vede con piacere il coprifuoco. Chi invece da anni lavora col popolo della notte ha paura del fallimento. È ingiusto per tutti noi commercianti, ragazzi che facciamo sacrifici notte e giorno per far divertire tutta la movida, tutti i ragazzini. Non quasi tutti, perché adesso stanno anche scomparendo da quando succedono cose e non ci stanno controlli. Per una parte mi dispiace per i locali che chiudono. Se si possono organizzare con un modo adeguato e rispettare al cittadino di riposare per la mattina che va al lavoro, va bene così. Che sia un interessante come situazione, nel senso che il sabato e il venerdì è diventata un pochettino problematica, soprattutto per chi dorme, immagino. La discussione è arrivata anche a Palazzo San Giacomo. I consiglieri comunali sono coesi, anche se bisogna anche fare delle scelte che non riguardano soltanto i baretti di Chiaia. Sui baretti di Chiaia c'è da fare un discorso anche di fomite, di violenza e di devianza che spesso rappresenta questa grande, no, concentrazione di persone, che poi noi diciamo i baretti, ma quelle in realtà sono le strade che sono invase. Stiamo verificando se la procedura è stata rispettata in maniera corretta. Credo che nel rispetto di tutti, dei residenti, delle attività commerciali, anche degli stessi fruitori, dei turisti, c'è bisogno di una regolamentazione in quell'area. Onestamente, delle iniziative un po' affrettate in questo senso, anche come dire per dare una risposta evidentemente alle pressioni dei residenti, forse in questo momento non sono, come dire, le più auspicabili.